cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te. C'è qualche... Il buongiorno del Gran Caffè Gambrino, sono pronti per gustarci un buon caffè? Io dico di sì, io sono pronta e sono con loro, in compagnia di Michele Sergio, buongiorno. Buongiorno a tutti. E c'è anche Claudio, ben trovato Claudio. Buongiorno, buongiorno. Allora, anche oggi ci gusteremo un caffè declinato alla maniera di Michele Sergio. Che cosa ci proponi oggi, Michele? Dunque, oggi facciamo il caffè con panna. Adesso da casa potranno dire, ma cioè, qual è la novità? ci sono due novità. Il primo è nella scelta della panna. E il secondo è nella scelta della decorazione. Quindi anche la decorazione diventa elemento e determinante per la resa di un caffè buono, ma soprattutto di grande impatto scenico. Bravissimo, perché come parlavamo ultimamente, oggi tutto è fotografato, tutto viene condiviso e quindi anche diciamo un caffè che si presenta bene, elegante, di classe, raffinato, deve avere giustamente la sua importanza. La sua, il suo design, diciamo, esatto. Così. Allora, da dove si parte? Io come titolo questo caffè oggi, Michele? Caffè con panna di soia. Caffè con panna di soia, quindi l'ingrediente particolare sì. È la panna, una panna di soia, però anche questa panna è diversa, sì. Michele. È chiaro, perché non è fatto diciamo con origine animale, ma è fatta con la soia. Eccolo qua, vediamo sulla schermata, caffè con panna vegetale di soia, poi abbiamo il caffè e poi la panna la stessa di soia. Quindi questo è per i vegani, per i vegetariani, va bene questo caffè? Eh sì, perché no. Adesso anche ecco, siamo molto attenti all'alimentazione, quindi c'è chi sposa la cucina e l'alimentazione vegana, in questo caso anche il caffè per sì. Poter gustare un caffè diverso, in questo caso con la panna abbiamo bisogno di realizzare un caffè vegano. A te Michele. Dunque, allora, quali sono gli ingredienti? Come ho detto sono due fondamentalmente, la panna di soia che è facilissimo da fare e il caffè. Però bisogna acquistare proprio la panna di soia. Sì, se si compra al supermercato è molto facile, oramai sì. Con tutte queste intolleranze e queste allergie diciamo sono... è sempre più facile accedere a questi prodotti. Trovare questi prodotti. Anche perché la clientela sta diventando giorno dopo giorno più esigente. È vero. C'è chi diciamo è intollerante al lattosio, chi è intollerante al glutine, chi è intollerante alle uova e così via. E più attenta, come dicevamo prima, anche per la bellezza, no? Di proporre il caffè o magari ad un ospite a casa o comunque la voglia di andare in Piazza Trieste e Trento a Gran Caffè Gambrinus e provare la novità che sia bella anche da vedere, non solo buona da gustare. Per cui a tal proposito abbiamo anche una seconda sul monitor, abbiamo anche gli ingredienti per effettuare delle belle decorazioni, vediamole insieme. Sì, allora, dunque li facciamo dire a Claudio. Claudio, quali sono questi ingredienti? Allora, nel primo caso abbiamo la ciliegina al maraschino e quindi c'è il caffè, la panna e la ciliegina. Poi nel secondo caso abbiamo aggiunto la cannella, quindi caffè, panna di soia e cannella. Nel terzo caso c'è il caffè, c'è la panna di soia e il nostro cioccolatino Gambrinus come il cameo, diciamo sì, così. Allora, questi sono gli ingredienti che possiamo utilizzare per la decorazione. Michele, naturalmente c'è sempre una tua notazione storica, no? Aneddotica o comunque una spiegazione per cui decidi di ecco, utilizzare questo caffè. Mettiamola così. Diventa sempre più difficile da parte di chi fa ristorazione cercare di accontentare tutti i gusti. E quindi noi stiamo facendo un lavoro di, diciamo, di aggiornamento e di innovazione. Quindi chiedo alla aspettabile clientela di darci ancora qualche tempo in modo che nei prossimi tempi potranno trovare anche questo caffè, perché adesso non ancora diciamo i menù. Quindi siamo in piena fase di sperimentazione, esatto. Michele, che bello, quindi una vera e propria new entry, quindi nella cucina di Mattina 9, nel buongiorno del Gran Caffè Gambrinus. Siamo innovativi. Innovativi, sì, mai dimenticando la tradizione, però ecco, correndo e andando appunto a passo con i tempi per rispondere alle esigenze e dei gusti, dei più gusti diversi, no? E dei di accontentare tutti quanti. Allora, da dove si parte, Claudio? Dividiamoci il lavoro, io faccio il caffè e lui fa la panna. Panna, quindi la panna di soia, in quanto sì. Tale, ha una lavorazione diversa, Claudio? Deve essere a temperatura ambiente, chiedo, deve sì, essere è meglio, se, sì, meglio mescolarla e farla montare a temperatura fresca, quindi deve essere da frigorifero, non deve essere ambiente, un po' da frigorifero. Così ci aiuta per la montatura. Bene. In questo caso non aggiungiamo zucchero, perché parliamo di un prodotto vegetale, facilmente digeribile, quindi... Mettete prima dentro e poi... Quindi, ok... Andiamo quindi a montare. Sì.
mettiamola così, lo zucchero. Molti vegani dicono che alcuni zuccheri non rispettano le regole per poter essere considerato un alimento vegano, perché durante la lavorazione dello zucchero possono essere utilizzati alcuni componenti animali. Quindi un vegano attento deve anche saper scegliere quale zucchero rispetta i requisiti per essere considerato un prodotto vegano. Naturalmente lo zucchero, anche quello, è un ingrediente che voi avete. Sì. A Gran Caffè Gambrinus mi riferisco a chi è attento alla, sì, propria alimentazione, in questo caso sceglie un'alimentazione vegana. Devo dare un'altra botta, perché guardate com'è facile montare, già sta montando, già è diventata una crema, però la vorrei un'altra poco più, sì, più cremosa. Andiamo allora. Sì. E quindi lo zucchero è la nuova frontiera dell'alimentazione, perché bisogna capire quale zucchero scegliere se rispetta le regole per accontentare, diciamo, tutte le esigenze, e quindi noi in questo caso abbiamo deciso di prepararlo senza zucchero. Quindi senza zucchero, effettivamente il risultato, magari poi con un po' più di tempo, magari, ecco, montiamo in maniera che lo stesso diventi, il composto diventi più soffice. Sì, perché come tu mi dici spesso in trasmissione, e io ho sempre proposto delle ricette che oramai sono consolidate. Alcuni caffè hanno altri 100 anni, 50 anni di... Questa, diciamo, è proprio fresca, storia. Invece, questa è nuovissima. Sono cose che sono esistite da molto tempo, però non sono subito entrate nel panorama della caffetteria e della pasticceria, anche partenopea, soprattutto partenopea. E quindi adesso di tutta Napoli, ma anche in tutta Italia, i chef si stanno incominciando, diciamo, a confrontare con una nuova sfida. Quella, diciamo, di accontentare tutti i palati, quindi anche coloro che hanno allergie e intolleranze. E non è facile. Non ma è facile, ma Gran Caffè Gambrinus ha vinto tantissime sfide, e anche questa. Anzi, l'invito è proprio per tutti i vegani di provare questo caffè particolare con panna di soia. Allora, abbiamo montato la panna vegetale di soia, adesso ci serviamo di un caffè. In questo caso, il caffè prediletto da te qual è? Quello con la moka, quello con la capsula? Siccome voglio... in questa dimostrazione cercare di ricordare quanto più è possibile il caffè realizzato al bar, ho prediletto il caffè con la capsula. Quindi capsula. Capsula, il caffè deve essere sempre molto caldo. Caldo come la notte, no, come l'inferno. Caldo come l'inferno, nero come la notte e dolce come l'amore. Dolce come l'amore, se sì. Se Claudio mi passa il bicchiere, sì, facciamo anche il caffè. Allora, naturalmente un bicchiere in questo caso, perché con la panna di soia anche il bicchiere fa la sua parte. E vediamo poi, ve la mostra, come in base all'ingrediente di decorazione prescelto cambia anche il bicchiere e il modo di gustare poi il caffè con la panna di soia vegetale. Sì, abbiamo scelto questo caffè di vetro perché è molto più elegante. E poi se Claudio riuscirà a fare una decorazione corretta, potremo anche vedere le sfumature della panna che entra a contatto col caffè. Vai, quindi questo dai, sì, vediamo, no, vediamo. Stupiteci. Questo sodalizio, no, tra panna, che comunque è un composto soffice, e il caffè che in quanto tale è un po' più, sì, liquido. L'ho fatto un po' più lungo questa volta, perché comunque il caffè con la panna è più impegnativo rispetto al quindi caffè. Diventa, ecco, un po' più lungo deve essere il caffè, consigli questo. Vai. Michele? Dunque, ok. Deve essere un po' più lungo. Volete farci metterci cacao? È vostra scelta. Quindi ha scelta. Inserisce il cacao. Devi aderire bene al bicchiere? Sì, dai lati prima per poi finire al centro. Wow. Quindi dall'esterno verso l'interno, per poi, ecco, avere questa fase, sì, ultima che sale. Diamo il cioccolatino, la cannella. Facciamo prima la mise en place. Voilà. Adesso dunque, fermi tutti. La scelta della decorazione, anche questo ha la sua importanza. Però ce la devi spiegare un attimino. Dunque, facciamo scegliere a Mariù o facciamo... Vabbè, io per bellezza sceglierei la ciliegina, sai, quella cosa che qua se vogliamo rispettare, diciamo, l'eleganza. Un caffè vegano, dobbiamo andare sul cacao, penso. Ah, ok. Però anche allora andiamo sul cacao. Però poi chiaramente a casa, quando si prepara un caffè con la panna, si possono dare infinite, dal biscottino al cioccolatino, dalla ciliegina al biscottino brandizzato Gambrinus. Hai qualche preferenza?
Ma guarda, io in verità... Va, facciamo cosa? Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. Chiudiamo gli occhi, la sorpresa quale sarà? Aspetta, no, ti voglio fare odorare, no, non okay, vedere. Non vedo. Vai. Questa cosa è? Questa sembra cannella. Bravissima, è uno. Questa è ancora, seconda cosa è facile, vai. Vai. Questa è cacao. Bravissima. Non mettermi in difficoltà. No, questa qua è... Perché potrei non conoscere qualche ingrediente. Questa è la noce moscata, la mettiamo però nel salato. Quando c'è Chef Harry prepariamo per esempio la besciamella. No? Però molti me la chiedono sul caffè. Anche? Sul cappuccino. Quindi noce moscata, cannella sono quelle varianti particolari, un po' eccentriche. Sì, un po' eccentriche che danno... Oggi va anche molto lo zenzero, stanno cominciando a sperimentare. Perché chiaramente... entrano nella cucina stellata e quindi entrano automaticamente anche nella caffetteria. Quale ti è piaciuto di più? Il profumo? La cannella, non mi dispiace. Allora, Claudio, abbiamo scelto cannella. Cannella. Vai. La maniera di utilizzarla poi è la stessa, cioè procediamo sempre con questa pioggerellina? Sì. Vabbè, poi ci sono varie tecniche per, diciamo... Chissà, Chef Elio, cosa sceglierebbe in questo momento? Glielo chiederò dopo. Vai. Il caffè è pronto. Eccolo qua, ma che meraviglia questo caffè innovativo, direttamente da Gran Caffè Gambrinus. Abbiamo portato al nostro pubblico, e grazie naturalmente a Claudio, ma soprattutto grazie a Michele Sergio, la novità. Ecco un modo per godere della nostra bellissima città, rimanendo fedele alla tradizione, ovvero il caffè classico napoletano, ma aggiungendoci quel pizzico di eccentricità, di bontà, ma anche di raffinatezza ed eleganza, per gustare e per conoscere novità sorprendenti che fanno comunque piacere al palato. Sì. Perché diciamo che il caffè Gambrinus, ma in particolare diciamo la tradizione culinaria napoletana, è molto classica, però le innovazioni vanno sempre fatte, perché dobbiamo sempre stare al passo con i tempi. È vero. Quindi questa è una ricetta classica, però rivisitata. Alla maniera stellata degli chef stellati, anche la caffetteria in questo caso prende delle stelline. Però io... Tu quale preferisci fra queste? Quale ti... Questo prendo? Qua con la ciliegina. Ok. Per te? Voilà, grazie, Claudio? Gentilissimo. Ma è quello che ho preparato io, quello con la cannella. Con la cannella? C'è il Gran Caffè Gambrinus che lo lasciamo qua. Ragazzi, mi è piace. Più grande. Biscottino, la mia colazione, eccola qua. Allora, buon caffè a tutti. Noi ci vediamo fra pochissimo dopo la pubblicità. Intanto, grazie a Michele Sergio, grazie a Claudio, Gran Caffè Gambrinus puntuale ogni venerdì. E buon caffè a tutti. Pubblicità?